credo che sia stato un intervento di altissimo profilo, ha trasmesso entusiasmo, passione e darà certamente a Forza Italia un contributo determinante. Lo ha fatto nelle precedenti campagne elettorali, quando la sua scesa in campo ha fatto conquistare in taluni casi anche percentuali sopra il 10%. Noi abbiamo realizzato liste fortissime, molto radicate nel territorio. Silvio Berlusconi darà quella spinta in più per far conquistare a Forza Italia percentuali assolutamente significative attorno ad una persona per bene, un ottimo amministratore, una persona dall'integrità morale riconosciuta da tutti, quale certamente Nello Musumeci, che sarà il futuro presidente della Regione Siciliana. E oggi abbiamo visto che c'è qua una bellissima atmosfera, un'atmosfera di festa, di unione. È questo Forza Italia? Assolutamente sì, Forza Italia è questo. Forza Italia appunto vincerà le prossime elezioni regionali e soprattutto nazionale col programma di Berlusconi. Bisogna comunque garantire alla Sicilia una nuova apertura sia nel campo dell'agricoltura, della pesca e quello appunto dei giovani, dell'opportunità ai giovani di lavorare. Forza Italia sarà in prima linea, sarà alla testa della coalizione che sosterrà come candidato alla presidenza Nello Musumeci. E da solo è un'assoluta garanzia di onestà, di trasparenza, di serietà, di competenza. L'ha dimostrato nei quasi 10 anni in cui è stato alla guida della provincia di Catania, non ha dato mai l'occasione, nemmeno per una critica, neppure per quello che oggi va di moda in Italia, per un avviso di garanzia. Direi un paese gerontocratico come l'Italia è ora che dia spazio ai giovani. Questa volta c'è anche un giovane che è capace, che sa che cosa vuol fare, sa cosa serve alla Sicilia per rinnovarsi e per tornare a essere la grande isola che era una volta. Speriamo bene. In politica serve sicuramente tanta esperienza, ma servono anche idee giovani e soltanto i giovani possono cavalcarli. Soprattutto guardando a Silvia vediamo una giovane agronoma che sta, come giusto che sia, mettendo al centro del suo programma l'agricoltura in questa regione, una regione scippata, se posso usare questo termine, appunto all'agricoltura, all'arte, al turismo, alla cultura, e consegnata alla grande impresa che purtroppo l'ha violentata e poi ha portato via con sé non soltanto il lavoro ma anche tante illusioni che comunque qui si erano create. Quindi avanti con questi ragazzi, avanti con Silvia, è semplicissimo. Intanto bisogna andare a votare, perché ricordo che votare non è soltanto diritto ma prima ancora è un dovere. Bisogna votare per partiti che sono radicati sul territorio come Forza Italia, che non scappano il giorno dopo. Bisogna votare per candidati giovani e, se mi posso permettere, bisogna votare le donne, soprattutto le donne che come Silvia ci stanno mettendo non soltanto la faccia ma anche appunto la sua esperienza in un settore importante come quello dell'agricoltura. Ormai la campagna elettorale è quasi giunta al termine, come la definirebbe questa campagna elettorale, soprattutto in vista delle prossime elezioni nazionali? È una campagna elettorale che ho lottato in tutti i modi sin da prima che cominciasse per incentrarla sui temi dello sviluppo, della crescita, della lotta alla povertà, della lotta alla carenza di lavoro, della lotta all'emorragia dei giovani, delle energie di tanti ragazzi che lasciano la Sicilia per sempre. Purtroppo si è svolta grazie anche alla polemica che il Movimento 5 Stelle ha inteso incentrare, come se qui vivessimo in Svizzera e ci occupassimo soltanto delle condotte di questo, di quell'altro, e invece il centro è quello che interessa ai nostri concittadini, è sapere come si paga il mutuo a fine mese, come risolviamo i problemi delle strade, come impediamo che i figli vadano via dalla Sicilia, come diamo sviluppo a questa terra. Su questo si deve lavorare, solo su questo si deve incentrare una lotta per la competizione elettorale. Importante oggi la presenza di Berlusconi, di cosa parlerete con lui? Col Presidente abbiamo fino a ieri confrontato le opzioni programmatiche proprio su questi temi. Quello che interessa al Presidente Berlusconi, a Forza Italia, alla gran parte delle forze politiche che sostengono la coalizione centrodestra, è il futuro della Sicilia, come interrompere questo disastro nel quale siamo piombati dopo 5 anni di governo centrosinistra, e come rilanciare la Sicilia, dare un futuro ai nostri ragazzi, dare la possibilità di nascere, crescere qui, ma anche di restare, farsi una famiglia, lavorare e non scappare dalla Sicilia. È quello di riuscire
a trovare la forza, il modo di rendere la Sicilia una terra così fatta, una terra di giustizia, una terra di prosperità, una terra di legalità e di sicurezza. A tutti voi auguri e naturalmente forza Sicilia, forza Italia, viva l'Italia!